Sì, penso che ci sia ancora un po' di maschilismo nella società italiana, rimane ancora perché appartiene alla cultura dei popoli mediterranei in generale e permane ancora, anche se sono stati fatti dei passi avanti notevoli. C'è ancora tanto da lavorare, però sono stati fatti dei passi avanti. No, beh, oddio, no, non penso. Maschilista, no, è un termine secondo me un po' troppo forte. Sì, magari su alcuni argomenti siamo ancora molto indietro rispetto ad altre società, però maschilista, no, dai. Non credo che l'uomo comanda molto in Italia, dipende sempre dalla donna. L'uomo deve portare solo i soldi a casa e basta. E sì, si può arrivare a un punto di incontro, però l'ultima parola è della donna. La donna è ancora l'idea della donna in casa. Gli stipendi sono sempre più bassi per le donne. C'è questa differenza. Ma diciamo che è un po' generale dire che la società italiana sia maschilista, no? A volte possiamo dire che l'uomo è anche un galantuomo, perché da sempre, insomma, no? L'uomo italiano ha avuto grande rispetto, grande venerazione per la figura della donna. È sempre maschilista la società italiana, nel lavoro principalmente, e nella famiglia c'è ancora una visione molto patriarcale. Anche l'uomo la situazione ce l'ha difficile, sì, perché viene abituato a non dover mostrare le emozioni, ad essere per forza forte, vincente, competitivo. E quindi anche lui ce l'ha di problemi, ma noi di più.